Bene a tutti ragazzi, sono Algesius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force. Oggi dobbiamo andare a fare pace con Luna. Non è mai stata così fredda con lui. Stiamo attenti a cosa le diciamo. Non ci parlerà. Deve essere successo una cosa brutta. Beccherò il tipo che l'ha ridotta così, la capa, e gli darò una bella lezione. Bel discorso. Luna, Bud, Zack, potete lasciarci un attimo soli? Ok, certo. Bud, vieni un po' a casa mia. Oh, certo. Luna, io mi dispiace. Sono successe tante cose e ci ho pensato su. Perciò se a te va bene, se a te va ancora bene, possiamo essere ancora brother. Hai una bella faccia tosta. Hai idea di ciò che hai fatto? Non è una cosa che posso perdonare come nulla fosse. Ah! Un terremoto? Non può essere! Luna è su un vortex. Cosa diamine è? Sembra che abbiamo un'altra sfera onda. No! Basta! Bud, Zack! Sono stati catturati da qualcuno. Bud, Zack! Come hanno fatto ad arrivare sul tetto? Oh, bene, altri umani. Ah, lasciatemi già andare! Non mi toccare! Aiuto, aiuto! Devo fare qualcosa. Una merendina per Andromeda. Quella ragazzina sembra proprio appetitosa. Ah, fantastico! Bene, diventi meglio. Luna! Geo! Ehi, ehi, aspetta il tuo turno. Ti trasformerò in onda dopo questi tre. Non vi starò ad aspettare. Non voglio più scappare. Combatterò per proteggere i miei cari. Proteggerò tutti quelli che posso. Non farò lo stupido, non puoi batterli. Trova un adulto e chiedi aiuto. Parli molto bene. Ma cosa pensi di fare per proteggerli? Capitano Demi, Geo Star, sei in onda. Questo. Tu sei quello che ha sconfitto i guerrieri FM. Mega Man? Non è possibile! Geo Mega Man? Questo non è bello. Ah! Cosa vuol fare? Ecco un bel regalo da Dio! Oh! Sono veloce! Oh no! Maledizione! Aspetta! Ah, io mi teletrasporto così! Il ragazzino che prendevamo in giro è Mega Man! Mega Man! È un bel rompiscatola, vero? Muoviamoci! Dove sono andati? Qui! No, è una trappola! Beccato! È una trappola, Geo! Sono in tre. Perché ce n'è solo uno? Perché è una trappola. Non scapperete tanto facilmente. Ora! Mai abbassare la guardia, ragazzo. Sei finito. Ah! No, 3-1, no. E sono pure... No. Tu scherzi. Cioè, tu scherzi. Se non bastava... Sono troppi! Non ce la farò mai! Ma io ho preso tutto! Aia! Ma che non E ho ancora tantissimi punti! No! Ok. Oh! Porca miseria.
Porca miseria! Ma se l'avete seccato? Mi trasformo pure. Così usiamo il potere di Pegasus Magic nella forma di Star Force Pegasus Magic. Prendete questo bel colpo. Tutti e tre. E amico lì. Così si fa. Ah! Pensavo di non farcela per un secondo. Fio. Non siamo ancora fuori dai guai. Dobbiamo ancora occuparci della sfera onda. Laggiù. Ah, ecco dov'è. Wow. Resistete, ok? Vi tiro giù in un secondo. Mega. Preso. Mega basta. Ok. Bene. Bene. Tutto ok? Sì, però wow, non avrei mai pensato che tu fossi Mega Man. Perché non ce l'hai detto? Mi dispiace. Sei stato tu a salvarmi quando sono impazzito? Eri sempre tu alla Maken? E anche quella volta a scuola? Mi dispiace. Scusa se ti ho sempre trattato come una feccia. Mega Man è sempre stato il nostro idolo. E pensare che eri tu, Geo, uno che vediamo tutti i giorni. Sono così onorato. Allora, cosa stai aspettando? Tira fuori il tuo transer. Luna, questo è per ringraziarti per averci salvato. La prossima volta non sarò così clemente. Bud, Zack, andiamo. Ok. Sì, signorina. Oh, perché sono fermati? Geo, ti prego, diventa mio brother. So che può sembrare strano perché non ho mai fatto altro che prenderti in giro finora, ma ho sempre ammirato Mega Man. Voglio essere come Mega Man. Mi spiace per tutto. Ti prego, diventa mio brother. Ti prego. Certo, sarei felice di essere al tuo. Davvero? Imparare da te a essere bravo. Ragazzi, ho guadagnato un brother. Good business, Naruto Bro. Ehi Geo, come va? La mia capacità connessione è super matura. È resistente a ogni attacco. Forte, eh? Non schivare, vai a testa bassa e prendi a calci gli alieni, dai. Voglio essere tuo brother, ma credo di non essere in grado di farlo ora. Ma un giorno... Cosa fate voi due là dietro? Beh, ci vediamo. Stai tranquillo, il tuo segreto è al sicuro. È una promessa da uomo a uomo. Arrivederci. Una promessa da uomo a uomo? Ehi, non hai tempo da perdere. Hai ancora degli abitanti di FM da trovare. Mega purtroppo ha ragione. Ma come facciamo a trovarli? Saranno sulla stazione spaziale di tuo padre. Dobbiamo solo trovare un modo per arrivarci. Arrivarci? Ma sono nello spazio esterno. Come facciamo ad arrivare nello spazio esterno? Scommetto che quel Borel lo sa. Ah, buona idea. Cosa c'è, Gino? C'è un modo per trasmettere qualcosa da qui alla stazione spaziale? A dire la verità, credo sia difficile. Potrebbe essere ovunque nello spazio. Cercarle come cercare di catturare una pesce spaziale nell'infinito mare del nulla. Poetica la frase. Oh. Ma possiamo provarci. Cosa c'è? Forse c'è un modo. Davvero? Come saprai, dopo l'incidente, una sezione della stazione di Kelvin cade sulla Terra. Aggiustando il trasmettitore in quella sezione, potremo contattare la stazione spaziale. Ora dove si trova quella stazione? Mi spiace, ma la persona che lo sapeva non lavora più alla NASA. Cosa? C'è solo una persona che lo sapeva. Allora era il nostro capo, ed era la persona responsabile della creazione di una Broderman tra la Terra e il pianeta FM. Dopo l'incidente era capo delle ricerche, ma un giorno abbandonò improvvisamente la NASA, portando con sé tutto ciò che ne sapeva. Nessuno ne ha più saputo nulla, ma ho sentito dire che è stato visto nei dintorni. Ma non credo tu debba fare tanta fatica. Sono sicuro che la NASA sappia qualcosa. Devono aver captato anche il loro segnale dalla stazione spaziale e hanno anche loro delle armi M molto potenti. Ops, a dire... Non dire a nessuno che te l'ho detto. Armi M, Andromeda se le mangerebbe. Signor Bora, mi parli del suo vecchio capo. Cosa pensi di fare? Devo fare qualcosa.
Ok, ed è un po' che non lo vedo, ma era un vecchio raffinato. Un vecchio, eh? Grazie, signor Bolla. Geo, ti ho detto molte cose sull'incidente a causa di ciò che è successo, ma non far preoccupare troppo tua mamma, ok? Va bene. Ok, ragazzi, l'unico vecchio che mi ricordo del gioco era quello all'inizio, quello che c'è a Echo. Lui, c'è qualcosa di strano nell'aria, proprio come il giorno dell'incidente. Sento una strana sensazione alla pancia, come se avessi già vissuto questo giorno 3 anni fa, in uno simile giorno. Meglio gustarmi il tè preferito tropicale e riposarmi. È un po' difficile procurarselo, credo che il proprietario del Big Wave ne avesse un po', ma non ho voglia di camminare fino al negozio e urlare: dammi il tè tropicale! Questo è il problema. Dal suo trance sembrerebbe, dovrebbe essere quel tipo lì. E allora io non so parlare. Facciamo una chiacchierata con quel dottor tropicale. Sì? Devo chiederti una cosa. Scusa figliolo, ma non mi va di parlare ora. Vorrà mica il tè tropicale? Amico, che ci fai qui? Tè tropicale? Oh, lo vuoi? Un solo sorso ti immerge in un paradiso tropicale. È il tè della felicità che riflette il sole lucente sulle onde del mare. È quello il tè che cerchi, vero? Cosa? Non ne ho più il negozio? Beh, oggi non ne ho più, ma la mia scorta. Cosa? Vuoi che ti dia la mia scorta? Oh, dai amico, la conservo per stasera. La vuoi regalare a un signore anziano? Oh, va bene, a fare affetto, amico. 3.000 zenny, che ne dici? Sì, ok, goditi il tè. Tè tropicale, goditi il tè. Che ci fai qui di nuovo qui? Lascia stare. Sì? Devo chiederti una cosa, scusa figliolo, ma non mi va di parlare ora. Gio mostra al signor Gat tè tropicale. Ma è un tè tropicale, vero? Oh, ti prego, me lo dai? È il mio preferito. Prima puoi rispondere alla mia domanda. Se è solo una domanda, prego. Beh, vedi, e così sei il figlio di Kelvin. Era al comando quando c'è stato l'incidente alla stazione spaziale. L'ho trattato ingiustamente allora. E per quanto voglio scusarmi, non mi aspetto di essere perdonato. C'è qualcosa che può fare per me, signore. Un pezzo della stazione cade sulla Terra, dopo l'incidente, vero? Stai pensando di usarlo per comunicare con la sezione principale della stazione? Sì, altrimenti il mondo sarà in pericolo. Quello sguardo nei tuoi occhi. Mi ricordi così tanto tuo padre. Bene, ti dirò dove ho nascosto quel pezzo della stazione. Davvero? Sì. Allora dov'è? Dove l'ho nascosto? Cosa? Beh, dunque, per impedirmi di svelare a qualcuno dove l'ho nascosto per sbaglio, ho usato una vecchia tecnica segreta per mettere da parte quel dato nella mia mente. Ma da quel momento, però, la mia memoria è peggiorata. Allora non ho idea di dove sia. Per niente, figliolo. Sapevo che un giorno qualcuno me l'avrebbe chiesto, così ho annotato la posizione da qualche parte. Sono abbastanza sicuro che sia nel laboratorio di ricerca del mio vecchio subordinato. L'ho nascosto con un programma in qualcosa che ha a che fare con la stazione spaziale. Un subordinato? Parla forse del signor Boyer? Oh, sì, proprio lui. Chi l'avrebbe mai detto che era alla macchina? Se è con un programma, mi sa che dobbiamo controllare i com spaziali e qualcosa collegato alla stazione. Ok, proviamo a cercare. Grazie mille, signor Gatto. Geo dal tetto ubicato al signor Gatto. Ma perché l'hai tenuto nascosto? Ho sentito parlare del messaggio che la stazione trasmetteva quando ci fu l'incidente. Quando sentì che gli abitanti di FM volevano scendere sulla Terra, ne fui terrorizzato. Poi un pezzo della stazione cadde sulla Terra. Analizzandola scoprimo che i dispositivi di comunicazione della stazione erano a bordo. Erano rotti, ma riuscimmo a farci un'idea di dove fosse la stazione spaziale. Tuttavia, gli abitanti di FM riuscirono a scoprire dove era la Terra. Quindi per impedirgli di arrivare fin qui, isolai il pezzo dove nessuno avrebbe mai trovato. Mi pentì di aver abbandonato così l'equipaggio della stazione spaziale. Così riparai il trasmettitore in caso avessimo dovuto usarlo per qualche contatto. Ma dato che ero l'unico responsabile della missione, dovetti agire per difendere la Terra dall'invasore. Capisco. Così la NASA non abbandonò davvero mio papà. Ma in pratica andrà così. Dipendo davvero per tutto quello che ho fatto. No, credo che mio padre capirebbe. Grazie mille. Perfetto. Quindi ragazzi, andremo a trovare i dati nascosti nella prossima parte. Quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Aspetta, cosa? Cosa? Cos'è? Era qualcuno richiesto alla cassa 4.